ambito io vorrei far calare gli eventi riguardanti la festività del preziosissimo sangue di Cristo, cioè all'interno del percorso ordinario della Chiesa che in questo momento si sta vivendo. E questo è il metodo pastorale, cioè non andare avanti, i sacerdoti che lo hanno sentito dire fino al primo momento, non andare avanti con gli eventi, ma inserire gli eventi in un processo. Nella misura in cui si comprende questo, che non è semplicemente cambiare gli addendi, ma è cambiare un metodo, nella misura in cui si comprende questo, capiamo che abbiamo una direzione e un obiettivo, e all'interno di questa direzione, di questo obiettivo, l'evento serve non soltanto da catalizzatore, ma addirittura di propulsore del cammino e del percorso che si fa, dando corpo, diciamo così, e valore a quel che Papa Francesco ha detto nell'Evangelii Gaudium: il tempo è superiore allo spazio. L'evento è lo spazio, e invece il tempo è il percorso. Nella misura in cui comprendiamo questo, sappiamo dare ampio respiro a tutte quelle cose che in questo momento sono state accennate e sono messe come approfondimento, chiamiamolo così, anche se per approfondimento richiederebbe molto più tempo, nelle tematiche degli eventi che vengono scanditi in questa settimana. Ha detto una cosa importantissima sulla quale vorrei che fosse catalizzato tutta l'attenzione di questi eventi, o di questo evento centrale del preziosissimo sangue di Cristo, che è una reliquia e quindi è un segno, perché qualcuno potrebbe anche deridere oppure minimizzare questa cosa. A parte questo, fa riferimento all'Eucaristia, e l'Eucaristia sì che è un miracolo, è il più grande miracolo. Davanti alla reliquia che mi rimanda all'Eucaristia, lì è presente effettivamente tutta la pienezza della divinità di Cristo e quindi di Dio stesso. E quindi questa reliquia non è che noi andiamo a riesumare un cadavere, andiamo a riesumare, qualora dovessimo usare questo termine, ma ad evidenziare comunque un segno che mi rimanda ad una presenza viva, che è la presenza del nostro Signore Gesù Cristo, che per noi ha dato la sua vita, è risorto e rimane con noi. Questo è il centro, è il cuore della vita del cristiano, è il centro, il cuore della vita del vescovo, che con tutta la mia forza e con il mio entusiasmo, ecco, intendo trasmettere attraverso questo evento che ci porta però in una direzione che è quella della salvezza, chiamiamola così. Concludo dicendo che tutto questo deve fare in modo affinché la nostra città, che abbiamo il carissimo sindaco a fianco, che la nostra città possa veramente vivere e respirare bene secondo quest'anima, che per me è l'unica anima all'interno della quale poi trovano significato è la Chiesa, perché la Chiesa non è il regno di Dio e non è neanche la salvezza. Trovano collocazione la Chiesa particolare, che è segno di presenza della Chiesa universale, e poi tutte le altre istituzioni. Grazie. Grazie. Grazie per l'invito, per l'occasione di poter fare anche una riflessione brevissima. Ricordava Alessandro nel presentare, devo dire, con una passione che l'ha sempre caratterizzato in tutto quello che fa, ma soprattutto nell'organizzazione di questi momenti. È una festa eminentemente religiosa, ma non solo. Effettivamente ha una serie di contaminazioni, chiamiamole così, che la fanno uscire dal perimetro esclusivamente religioso per farla assumere un evento cittadino. Ricordava prima Caterina di Spezia, che diceva che Terni è una città meravigliosa, no? Io sono assolutamente convinto che Terni sia una città meravigliosa, perché oltre ad essere secondo me bellissima per come è stata realizzata, per come è stata costruita, per tutte le meraviglie che ha intorno, ha una comunità che vive se stessa umana meraviglioso. Però le comunità hanno necessità di avere sempre dei punti di riferimento. Io credo che questa festa possa veramente
anche perché c'è un segno, che vi ho ricordato prima, importantissimo, che poi è il centro attraverso cui poi si fa tutto il resto della, di questi tre giorni, quattro giorni, insomma, di festa e di riflessione, preghiera, c'è un po' tutto. E oggi leggevo un po' sui social delle riflessioni, devo dire, condivido, no? Abbiamo visto in questi giorni come una comunità nazionale, non solo, che quella inglese si sia stretta, se non ricordate l'organizzazione, intorno a quello che è stato un evento che ha la particolarmente colpito, che è quello della morte della regina. Effettivamente tutto ciò, al di là dell'avere simpatie monarchiche o meno, per avere simpatie inglesi o meno, insomma, per tutto quello che può essere, però spinge a delle riflessioni sulla necessità che anche in epoca moderna, postmoderna, tutto quello che vogliamo in questo momento dire per caratterizzare una delle aggettivazioni identiche che stiamo vivendo, ma noi viviamo questi tempi e questo dobbiamo vivere. Però c'è necessità di simboli e c'è necessità di liturgie. E ce l'hanno dimostrato gli inglesi in questo periodo, ma non solo, tutti quelli che anche al di fuori dei confini inglesi si sono in qualche modo appassionati a questo grandissimo evento dei funerali, con una liturgia parte religiosa e parte laica che ha caratterizzato questa settimana di tutto quello che è successo dalla morte della regina in poi. E questo fa sì che, secondo me, se le comunità vogliono progredire, devono riconoscersi per quello che sono, anche attraverso quelli che sono momenti, simboli e liturgie. Per questo io credo che questa festa del preziosissimo sangue assuma all'interno della nostra comunità cittadina un valore particolarmente forte. E spero, perché purtroppo abbiamo vissuto, no, in passato dei momenti particolari, quest'anno è capitata una elezione, quindi diciamo che ci abbiamo da lavorare, sicura tutti quanti insieme, però spero che veramente cresca sempre di più come sta crescendo, sia per il numero di eventi, sia per la qualità degli eventi, sia per il richiamo che ha nei confronti di tanti nostri concittadini. Quindi io vi devo ringraziare per tutto quello che avete sempre fatto perché questa festa si realizzi sempre per il meglio, perché è un dono prezioso che viene fatto alla nostra comunità cittadina, è un danno veramente un momento liturgici, simbolici, religiosi, culturali, che credo degli spunti di riflessione che sempre raccolti possono farci crescere in quella che è la naturale dialettica di ogni comunità umana, ma credo che se la dialettica trova una sintesi in momenti, simboli e liturgie, sicuramente cresceremo tutti, proprio non soltanto come individui, ma come persone e come persone in relazione. Quindi grazie veramente, cercherò di partecipare a qualche cosa, fa piacere aver visto che c'è anche Costanza Miriano, quindi proverò a venire e per tutto il resto cercheremo di far comprendere veramente l'importanza di questi momenti. Grazie veramente.